Quante volte abbiamo sentito dire che per fare bene una cosa, per andare bene in bicicletta, per allenarsi continuamente, si deve tenere alta la motivazione? Quante volte l'avrò sentito dire dai guru sportivi, sui social, quando intervistano magari qualche sportivo? Allora, io su questo ve lo dico chiaramente, non sono minimamente d'accordo. Il concetto di essere motivati non è un concetto che può essere esteso per un lungo periodo. Io posso essere motivato oggi e quindi oggi magari, anche se non ho voglia, però ho una grande motivazione, posso uscire in bicicletta. Sono carico, mi sento pronto, mi sento voglioso di andare a pedalare anche se magari sono stanco, anche se magari fuori fa brutto tempo. Però questo è un istante, cioè è un episodio unico che magari si ripresenta uguale fra un mese, perché oggi magari sono motivato, domani non è detto che sia motivato allo stesso modo. Quanti giorni di alta motivazione posso avere in un mese? Se tutto va bene, se sono un tipo che non si lascia abbattere dalle variabili esterne, se riesco a prendere molto bene tutto quello che mi circonda, forse ne avrò uno a settimana di giorni di alta motivazione. Poi gli altri giorni, anch'io sono come voi, sono un cristiano normale, un ragazzo normale, che per un giorno in cui sta bene, magari ce ne sono 8, 9 in cui al lavoro mi fanno girare i coglioni, ho i pensieri, sono stanco, ho dormito male, non ho digerito. Sono tutti fattori questi che in qualche modo ti limitano molto la tua motivazione. Quindi se dovessi fare sport solo quando sono motivato, ragazzi, non farei niente. E questa cosa vale anche per la dieta. Io sono a dieta da gennaio. Dal 1 gennaio del 2024 ad oggi ho perso 7 kg e vi posso assicurare che tutto questo l'ho fatto non perché sono motivato, ma l'ho fatto prevalentemente perché ci credo, perché voglio raggiungere quell'obiettivo. E l'essere motivato, sì, mi può aver aiutato forse un giorno, due giorni a settimana, però poi alla fine della fiera, se io porto avanti tutti i giorni la mia dieta, non lo faccio perché sono motivato, perché sapete quante volte avrei voluto cedere alla tentazione di mangiarmi magari un pasto che non era programmato nella mia dieta? Oppure io salto la colazione, faccio il digiuno intermittente. Sapete quante volte avrei voluto fare colazione? E di giornate in cui ero motivato nel fare la dieta sono pochissime. Il punto è che te devi fare, devi mettere in pratica, devi creare delle abitudini che prescindono dalla tua motivazione. Perché se un giorno non sei motivato, che cosa fai? Mandi tutto a rotoli? No. Allora, fare sport è bello quando sei motivato, ma devi trovare una formula che ti permetta di fare sport anche quando non sei motivato, anche quando ti girano i coglioni, anche quando hai litigato in casa, hai avuto una brutta giornata al lavoro, ti è morto il gatto, fuori è brutto tempo, hai dormito poco. Ecco, la differenza tra uno sportivo, parliamo anche di cicloamatori, non voglio parlare di professionisti, la differenza tra un buon cicloamatore e un cicloamatore scarso, il più delle volte è che il buon cicloamatore ha creato un meccanismo, una routine, per il quale riesce ad allenarsi, a creare una dieta bilanciata, a non sgarrare, a stare attento al recupero anche quando non è motivato. Perché fare sport quando siamo motivati, spararsi 3000 metri di dislivello quando siamo motivati, 100 km, 150 km quando siamo motivati, siamo tutti bravi. Cioè, la difficoltà arriva quando non hai voglia di uscire in bicicletta, perché ci sono un sacco di motivi per cui non ha voglia di uscire in bicicletta, e nonostante tutto riesci comunque a farlo. Ve lo ribalto. La cosa molto importante è, ad esempio, continuare la dieta anche quando non sei motivato a fare la dieta, anche quando preferiresti mangiarti un bel piatto di lasagne. Quello è il meccanismo per cui si riesce a migliorare, non certo grazie alla motivazione. La motivazione è un picco che ognuno di noi può vivere nell'arco di una settimana, oppure nell'arco di un mese, o diciamo nell'arco di un periodo circoscritto. Però pensare che per noi cicloamatori tutto
tutto si basi intorno alla motivazione è la cosa più sbagliata di questo mondo, perché io ve lo ripeto fino all'infinito, il più delle volte io la mia motivazione è sotto zero, però lo faccio perché so che se voglio raggiungere quell'obiettivo io devo costruirmi una routine che sia tollerabile giorno dopo giorno, sia quando voglio, allora magari a quel punto posso allungare il giro, posso aumentare il dislivello, posso fare più sport anche nello stesso giorno, più sessioni di allenamento durante lo stesso giorno, però la mia routine mi deve permettere di avere uno stimolo allenante anche quando sono giù di corda, perché è lì che fa la differenza. Allenarsi quando abbiamo voglia di allenarsi, sono capaci tutti, anche chi magari fino a quel giorno non ha fatto niente, non ci vuole assolutissimamente niente. A saltare in bicicletta quando è una bella giornata, quando hai 24 ore completamente libere, quando non hai impegno, quando sei appunto ispirato e motivato. Però questa ispirazione, questa motivazione, ahimè, non è che dura per sempre. Dura, è effimera, dura un giorno due, poi passa, poi rincomincia la tua routine dove magari hai momenti di sconforto, dove magari hai grandi giramenti di coglioni, diciamocela tutta, e noi ciclamatori dobbiamo fare conti con questi giramenti di coglioni, perché non siamo isolati dal mondo come professionisti. I professionisti vivono dentro una bolla, hanno fisioterapisti, hanno allenatori, hanno nutrizionisti, hanno persone che sono pagati per prendersi cura di loro. Noi dobbiamo pagare perché qualcuno si prenda cura di noi, e a volte non abbiamo nemmeno il tempo. O magari andiamo dal nutrizionista una volta ogni 3 mesi. Non abbiamo un personal trainer che tutti i giorni ci stimola. Cioè, quello che vi voglio dire è che non cadete nell'errore che per fare sport bisogna essere motivati. Assolutamente no. Se volete fare sport, potete farlo anche quando vi girano i coglioni. Però dovete trovare quel piccolo meccanismo, quel piccolo sistema che vi permette di fare sport, vi permette insomma di mantenere una routine allenante, una dieta, uno stile di vita sano, mettiamola così, così parlo a tutti, anche quando avete la motivazione sotto i piedi. Cioè lì dovete essere bravi a conoscervi. Ad esempio, se voi dovete perdere 8 kg e sapete ad esempio che avete delle abitudini malsane, o che siete particolarmente ghiotti di alcuni tipi di alimenti, o sapete che andate in carenza se non mangiate una certa quantità di zucchero, ecco, proibire completamente lo zucchero dalla vostra dieta sarebbe un errore fatale, perché magari non capite che quella privazione potrebbe far saltare tutto il piano alimentare. Allora è meglio dire, ok, io faccio il mio piano alimentare e anziché eliminare completamente lo zucchero, ne assimilo una quantità tale che per il mio cervello è sufficiente, però non ho effetti negativi sul mio corpo. Ribaltando il concetto, vale anche per lo sport. Dovete trovare una routine che vi permetta di allenarvi tutti i giorni, che sia tollerabile. È inutile voler fare tutti i giorni 150 km con 5.000 metri di dislivello, perché non ce la farete. Siete persone che lavorano, che hanno famiglia, che hanno imprevisti, contrattempi. Quindi, com'è possibile andare in bicicletta solo se la motivazione è alta e se questo mi spinge a fare tutti questi chilometri, tutto questo dislivello? È impossibile. Quindi trovate un sistema per cui per voi è tollerabile allenarsi tutti i giorni, e ci sono metodi per farlo. Non ve lo racconto in questo video perché non voglio annoiarvi troppo, però ci sono delle routine allenanti anche alternate con diverse tipologie di sport e con diversi stimoli allenanti che vi permettano di raggiungere livelli molto alti, di allenarvi quindi, non dico tutti i giorni, ma almeno 4 volte a settimana, per raggiungere i vostri obiettivi. E gli obiettivi si raggiungono non quando abbiamo la motivazione alta, perché lì sono bravi tutti, quando non abbiamo voglia di allenarci, e quando abbiamo, diciamo così, lo stimolo sotto i piedi. È quello che fa la differenza, non la motivazione. Ok fringuelli, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima, ciao!